Ciao, mi chiamo Michaela, ho 46 anni, faccio l'infermiera e vivo in provincia di Trento insieme alla mia famiglia. Sono romena, orgogliosissima delle mie origini e di tutto quello che mi ha permesso di diventare la persona che sono oggi. Serena e spero soprattutto una persona piacevole. E tornando alla vostra domanda di cosa ha cambiato nella mia vita l'internet, la risposta è molto facile, è abbastanza semplice, direi. L'internet a me mi ha permesso di cambiare la vita. Potrebbe sembrare una parola grossa, ma riflettendoci un po', è stato proprio così. Dovrei dirvi che vivo in Italia da 14 anni. E per raccontarvi, diciamo, questa mia convivenza, felice convivenza con l'internet, dovrei tornare al lontano 2003. Quindi nel 2003 decido di partire all'estero per fare un'esperienza lavorativa. L'esperienza lavorativa che non doveva prolungarsi oltre 2 anni, su per giù. Però nella vita mai dire mai, ed eccoci qua a distanza di 14 anni raccontandovi la mia storia. E come è intervenuto l'internet? Cosa ne ha fatto? Cosa ha cambiato effettivamente nella mia vita? Soprattutto, semplicemente mi ha permesso di prendere decisioni che se l'internet con tutti i suoi mezzi non ci fosse stato, non li avrei mai preso. Quindi, una volta partita all'estero, mi ha permesso di rimanere in contatto con gli amici, con i miei familiari e non sentirmi così sola, pur essendo a 1500 km lontana da casa mia. Vi garantisco, perché ne ha vissuto una tale esperienza, avendo tutta questa opportunità, di non sentirsi solo, di avere, vicini i suoi, familiari e i suoi amici, pur essendo lontano, non è una roba da poco. E quindi ho usato la posta elettronica, ho usato i social, ho usato tutti i programmi di video chat che mi hanno avvicinato i miei in una maniera che si è dimostrata all'epoca fondamentale per la mia serenità. E pensate che è finita qui? No, portate pazienza. Quindi l'internet a un certo punto ha deciso che per me conservava nel grembo una sorpresa che veramente mi avrebbe cambiato la vita. Quella sorpresa si è concretizzata con un ciao. Arrivato dal nulla, mentre parlavo con la mia sorella in video chat, e a quel ciao
Non so perché, non so come, ma ho deciso di rispondere. E eccoci qua, a raccontarvi come da un semplice ciao, si può arrivare a un grande amore, un amore che ha saputo usare tutti i mezzi messi a disposizione dall'internet per trasformarsi in un grande amore. Un amore che dura in tempo, mi auguro di cuore che durerà per sempre, che da poco l'abbiamo anniversato a distanza di 10 anni e che si è concretizzato in una grande famiglia, una famiglia che è cresciuta, che ha un cane, un gatto, tanti pesciolini, un paio di tartarughe e non per ultimo direi una meravigliosa principessa che ha compiuto 6 anni, che è il senso della vita, di me e il mio compagno, ed è fantastico. E se questo non è amore, ditemi voi, meglio delle favole. Non è finita qui, perché sempre con l'aiuto dell'internet, un paio di anni fa, grazie alla mia passione per la lettura e soprattutto per la scrittura, ho avuto la possibilità di, tramite i social, di mettermi in contatto con autori dei libri che io leggevo, che sto leggendo. Con qualcuno di loro addirittura ho legato una meravigliosa amicizia che mi riempie il cuore di gioia e di quale ne sono fortemente orgogliosa. E questo è tutto quello che l'internet mi ha regalato, che al mio umile parere non è poco. Con la speranza che la mia testimonianza vi sarà utile per il vostro vi ringrazio con tutto il cuore e vi auguro un fortemente in bocca al lupo. Ciao, Mihaela, ciao.